Allora, sei venuto al corrente del caso di Edna Lucenti? Sì, pare che in realtà Calixta Cruz fosse solo una delle sue identità. Esatto, per avere qualche possibilità contro di lei dovremmo potenziarci. Ma veniamo a noi, che mi dici del Watch UR? Lo sviluppo di base è terminato, mancano solo gli ultimi aggiustamenti. Sarebbe a dire? Beh, ecco, c'è un ultimo problema che proprio non riesco a risolvere. Se solo avessi un qualche aiuto potrei terminarlo più velocemente. Capisco. Ascoltami, che ne diresti se provassi a lavorarci io? Va bene, ma devo avvertirti che non è ancora perfezionato. Nessun problema. Eh sì, allora, lo lascio nelle tue mani, Valerio. Ma dimmi, perché vuoi lavorarci tu? Perché c'è qualcosa che mi preoccupa e voglio verificare. Benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy Vita da studente. E che succede qui? Forza, datti da fare, Johnny? Chi è Johnny? Non importa, andiamo a parlare con Scargatto per affrontare la missione odierna. Miau, finalmente siete qui! Ho bisogno del vostro aiuto, ragazzi! Dovete sapere che ultimamente io, Fulmingatta e Cielo e Spirito ci sentiamo un po' strani. Aiutateci! Scargatto cerca di avere un problema che non riesce a risolvere. Che sia qualcosa collegato ad Arco Felino, è giunto il momento di scoprirlo e di prendere anche un bel po' di punti esperienza. Wow! Eh sì, serve salire di livello perché la battaglia finale sarà davvero difficile. E il livello 400 non basta neanche, però quello è il massimo nella storia. Poi nel post-game 800 se non erro. Oh, ma perché abbiamo tutti e tre questi dolori alla pancia? Non è che avete mangiato qualcosa andato a male, ragazzi? Ma che dici, sciocco? Per chi ci hai presi? Oh, no, non di nuovo! Si mette male, scappiamo presto! Sì, ben detto, sbrighiamoci! Cosa? Ma tu sei... Arco Felino! Ma allora, non è possibile! Alla fine ci siete arrivati anche voi, vedo. Ero convinto di essere già riuscito a riunire i tre spiriti che mi compongono, ma a quanto pare il loro legame con uno di voi è più forte che mai. Mi riferisco a te, Gibastiano Niada. Stai diventando un problema per me. Finché resterai qui, io non potrò mai ristabilirmi completamente. Ed è per questo motivo che ora ti farò sparire. Cosa? Ma io non ho fatto niente! Sei decisamente uno spasso quando piangi, sai? Ma che stai dicendo? Sei impazzito per caso? Oh, sì, quanto mi piace lo sguardo di terrore nei tuoi occhi. Brutto gattaccio! Umano da due soldi! Sembri un quadro venuto male! Ma ti sei visto in faccia? Tazza, mambo, torta di mele! Ma che diamine stai dicendo? Adesso basta però. Forza, soccombi! Bene, è il momento giusto, ora tocca a me! Ma questo è il collare che mi teneva sigillato! Ah, ecco a cosa serviva! Mi ero quasi dimenticato di quel coso! Quindi quel collare è in grado di contenere la potenza di Arco Felino? Fantastico, Rosa! Ora cosa suggerisci di fare? Perché lo chiedi a me? Ma come? L'idea di lanciargli addosso quel collare è stata tua! Sì, ma non pensavo che avrebbe funzionato davvero! Ah, quindi non sai come usarlo veramente? Molto interessante! Bene, allora, è il momento di farvi a pezzettini! Gibastiano, sei sicuro di volerlo sfidare? Ricordi cosa ci ha detto M. Grande? Questo è un gatto no yokai potentissimo! Leonardo ha ragione, dovremmo scappare piuttosto. Cosa e dove potremmo farlo, scusate? Che dite nel bosco dietro l'ospedale dell'Accademia? Se ci nascondiamo tra gli alberi non riuscirà a trovarci facilmente. Mi sembra un'ottima idea, andiamo laggiù allora. Sì, bravi, scappate. Tanto solo quello sapete fare. Dopotutto, inseguire gli insetti è il mio passatempo preferito. Che cattivello che è! Ah, devo scappare proprio? Oh no, oh no!
E io non affronto nessuno. Scappo e basta, scappo. Ma dove devo andare che non ho... Ah, ok, qua. Veramente sto andando in giro tondo. Sto sbagliando strada totalmente. Allora, devo andare qua su in realtà. Ok, ho sbagliato totalmente strada all'inizio. Mannaggia a loro. Vabbè, io scappo, continuo. Non è un grosso problema, eh. Penso di arrivare prima del previsto. Giusto? Sì. Eccomi qua. Fregato arcofelino. Per fortuna che siamo riusciti ad arrivare in tempo. Sì, ma Gibastiano ci ha tirato le furie di un tipo davvero pericoloso. Ma insomma, io non ho fatto niente, è lui che ce l'ha con me. In effetti è tutto piuttosto strano. Se Arcoferino è così pericoloso, perché Emma ci ha comunque detto di allearci con lui? Già, per ora l'unica cosa che ha fatto è aver cercato di eliminarci. Trovati, Mischeta! In Giappone sei più bello, trovati. Quindi... Oh, no! Si mette male, Arcoferino ci ha già raggiunti! Le vostre facce disperate mi piacciono sempre di più. Ma sapete una cosa? Forse potete essere ancora più terrorizzati di così. Ah no, invece lo affrontiamo come poi? Sono lo yokai perfetto, nessuno potrà mai fermarmi. Ti sbagli amico, sarò io a farlo, vedrai. In effetti prende pochissimi danni. È il momento di trasformarci in Deep Shadow Galaxy. Oria! Non possiamo lasciarlo fare, dobbiamo batterlo! Dov'è? Ma che? Il mio corpo si sta agitando! Quella voce! Scargatto ha ragione, fuggi via da qui, Gibastiano! E dove? Ok, trovato. E se andassimo alla spiaggia? Là potremmo nasconderci meglio. La spiaggia? Ma è quindi giunto quel momento? È giunto quel momento per il nostro Matteo? Mi pare che era quello il momento, sì. Ah, ovviamente ci fanno un attimino un checkpoint qui, perché sennò è impossibile arrivare alla spiaggia in questo tempo. Oddio, forse... Forse sì. Ah, ecco! Quindi non si ferma, ma riparte proprio il tempo, come quando nei videogiochi di corsa prendevi il timer. Ci sta. Io faccio le capriole perché è bello fare le capriole. Saremo sicuri adesso? O riusciremo davvero a sfuggirgli? Arcofelino non è yokai in fondo. Questo non lo so. Ora però dovremo pensare al prossimo nascondiglio. Giusto. Dunque, se entriamo a squadra rischiamo di causare molti danni. Non sarà necessario. Wow! E che cos'è, Flash? Perché mi farò a pezzettini proprio qui? Oh no, ci ha scoperti! Si mette male, adesso che si fa? Potete fare una sola cosa ormai, implorare per la vostra vita! E va bene allora. Non implorerò mai! Ci ha trovati di nuovo! Se solo riuscissimo a trovargli una debolezza. Una debolezza, dici? Come l'erba gatta? Beh, non sarebbe una cattiva idea, ma dove la troviamo? Cosa? E mi sembra questo il momento di pensarci? Beh, non ha tutti quanti torti il nostro amico Matteo. È davvero forte, ma io lo sono ancora di più. Ah, di nuovo quella sensazione, ma perché? Perché devo scappare. Perché non sei da solo, sciocco, ci siamo anche noi. Presto, Gibastiano, scappa. Ragazzi, sì, d'accordo, vado. E te stanno perdendo tempo, prendendo tempo. Ho letto perdendo. E se andiamo nella Valle Croissant? Ah, alla piramide? Dovrebbe essere questo, questo. Sì, ci siamo. Bene. Missione completata addirittura. Vedi qualcosa, Valerio? No.
Non sembra esserci alcuna traccia di Arcofelino nei dintorni. Quindi siamo riusciti a scappare! Fantastico! Oh, eccovi qui! Credevo di avervi persi! Ah, lasciami andare! Gebastiano! Aia! Dannazione, che cosa posso fare? Un attimo, sbaglio sul colore del cofino, c'è scritto qualcosa. Erba gatta. Bene, ora è il momento di metterti a nanna per sempre. No! Non posso lasciarlo al suo destino, devo fare qualcosa. Gibastiano, presto, urla, erba gatta! Cosa? Fidati di me, pronuncia quelle parole, ora! D'accordo. Erba gatta! Cosa sta succedendo? Gebastiano, tutto bene, amico? Sì, non so bene cosa sia successo, ma sto bene. Il collare è stato attivato e le mie forze stanno calando. Fantastico, finalmente abbiamo capito come contenere il potere di Arcofelino. No, non sarà così semplice. Farò di tutti voi un bagno di sangue. Gebastiano! Sì! Erba gatta! Oh, maledetti! Bene, mi sembra che tu abbia capito. Ora ci lascerà in pace. Sembra che vi stiate divertendo molto. Posso unirmi a voi? Elzemecchia! Su, via! La richiesta è normalissima. Fate partecipare anche me, dai! Puoi scordartelo, tu sei una nostra nemica! Quanto a te, gattino, sparisci finché sei in tempo. Cosa? Esatto, e per sconfiggere un gatto non c'è niente di meglio di un cane, no? Il mio nome è Pitbull. E vivo solo per servire il mio padrone. Non ho niente di personale contro di voi, ma sono comunque costretto a battervi. E ci mancava solo il cane ora. Sinceramente mi aspettavo un altro tipo di cane. E come se non bastasse, sembrano anche piuttosto forti. Si mette male. Ha detto che è qui per batterci, giusto? Ho un brutto presentimento a riguardo. Dannazione, se solo non avessi questo collare. Bene, ora che ci siamo tutti, direi di cominciare con la battaglia. Mi dispiace dovervi annientare. In fondo non siete che dei ragazzini. Ma voglio uno scontro alla pari, quindi preparatevi al meglio prima. Ma che diamine stai dicendo? E non pensi che così facendo potremmo anche scappare? Posso vedere nei vostri occhi che non avete intenzione di farlo. Tutti voi avete occhi di guerriero. Di sicuro non fuggirete come codardi. Proprio per questo vi concederò un po' di tempo per prepararvi. Nel peggiore dei casi morirete, altrimenti ci divertiremo un po'. Che egoista. Beh, che dire, pare che io non riesca a farmi ascoltare dai cani. Beh, grazie dell'offerta, Pitbull. E l'accetterò molto volentieri. E infatti nel prossimo episodio lo affronteremo perché, ragazzi, livello 243 io devo tipo essere al 300 in questo esatto momento. Direi allora che per oggi è tutto, amici. Vorrei davvero affrontarlo in questo istante, Pitbull, ma non ho il livello adatto a sconfiggerlo. Faticherei davvero tantissimo e poi magari neanche ce la farei. Quindi per questo video è tutto, vi ringrazio per averlo seguito in descrizione. Trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Ciao!